3 anni fa con la nostra partecipazione al Mongol Rally e da allora, quando ci è venuta l'idea di guidare una macchina tutta rosa in onore di Candido Cannavò e della Gazzetta dello Sport, non abbiamo più smesso, perché ci è piaciuto talmente viaggiare in questo modo che ci abbiamo preso gusto letteralmente. Quindi il primo anno dopo il Mongol Rally, quando abbiamo raccolto 10.000 euro per il CESVI, abbiamo deciso il secondo anno di ripartire ancora, sempre con lo stesso format, e per quella volta abbiamo deciso come nostra destinazione Cape Town e abbiamo supportato un progetto in Africa per le donne vittime di violenze domestiche e malate di AIDS, a cui abbiamo donato 24.000 euro grazie a tutti gli sponsor e ai vari eventi che organizziamo. E quest'anno nuova avventura. Quest'anno abbiamo deciso di esagerare, perché sarà il nostro viaggio più lungo, e andremo fino in Giappone, quindi guidando la nostra casa mobile rosa da qui, da Milano fino a Tokyo. Sono circa 17.000 chilometri che questa volta guideremo per 3 diverse onlus, una a Milano che si chiama Gabbiano, un progetto sportivamente assieme per ragazzi con disabilità mentali che attraverso lo sport incontrano i normodotati, uno di Action Aid in Cina per le donne contadine Chongli, e un altro che sarà il nostro punto d'arrivo a Fukushima per ragazzi appunto con Orto dei Sogni, per ragazzi vittime del terremoto disastroso di Fukushima di quasi un anno fa. Come vi tenete in contatto con il resto del mondo? Questa diciamo che è la parte più difficile, perché noi abbiamo un modo di viaggiare low cost, quindi cerchiamo di non spendere soldi proprio perché l'obiettivo è quello di raccogliere più fondi possibili per i progetti che supportiamo. Quindi sostanzialmente durante il viaggio ci fermiamo negli internet point per aggiornare il nostro sito internet, per aggiornare i blog, Facebook, per mettere fotografie e video. Abbiamo un telefono satellitare per le emergenze, perché sappiamo che serve, ci è già servito nelle altre esperienze. E quindi comunque è lì pronto per essere acceso, in realtà lo terremo spento. Viaggiamo senza nessuna tecnologia particolare, nel senso che comunque anche senza navigatore satellitare siamo tornate un po' alla vecchia abitudine di usare le mappe, che poi è il modo anche più divertente di viaggiare, perché ci si perde spesso e succedono le cose più divertenti. Sì, adesso diciamo che succedono cose più divertenti, poi nel momento quando siamo perse ci arrabbiamo un sacco, però poi succedono sempre infatti incontri molto piacevoli, situazioni incredibili che poi sono quelle che sono cariche di emozioni che ci portiamo dietro da un viaggio all'altro. Quest'anno sarà un viaggio non solo rosa ma anche green, perché viaggeremo a bordo della prima auto ibrida diesel al mondo, è una Peugeot che ha deciso di testare quest'auto durante la nostra avventura, quindi speriamo di portarla a destinazione, sicuramente avverrà, e soprattutto di farlo essendo rispettosi dell'ambiente. Allora, ricordiamo il sito, il blog sulla Gazzetta. Il nostro sito è www.donnealvolante.com, lì posteremo tutti i giorni, cerchiamo comunque un piccolo diario di viaggio e potrete seguirci proprio su una mappa grazie al servizio di YouPosition. Ci sarà un blog dedicato sul sito di Gazzetta in home page, dove anche lì potrete vedere tutte le informazioni, dei video riepilogativi che racconteranno un po' il viaggio mentre lo faremo. E soprattutto la cosa più importante è che c'è un fantastico pulsantino nella home page, dove è possibile donare anche soltanto 1 euro, e vi chiediamo veramente a tutti quanti di farlo, perché è fondamentale, e così ci aiuterete a raggiungere il nostro obiettivo, che è molto molto ambizioso quest'anno. Sono 30.000 euro per queste 3 onlus di cui vi ha parlato prima Silvia. E funziona già da adesso? Assolutamente sì, è possibile raccogliere i fondi già da adesso, quindi donare già da adesso durante tutto il nostro viaggio. La consegna ufficiale, dell'assegno simbolico alle 3 onlus verrà fatto al nostro rientro con una grande festa, e quindi vi aspettiamo tutti lì sperando di dire ce l'abbiamo fatta, non solo ad arrivare a Tokyo ma anche a donare i 30.000 euro. Esatto. Abbiamo anche un libro che si chiama Transafrica, che è il libro della nostra esperienza dell'anno scorso in Africa, quindi questi 2 mesi di Transafrica appunto da Milano a Cape Town, che anche quello, parte dei ricavati vanno in beneficenza, quindi anche dal sito si può acquistare. Però io so un'altra cosa, quest'anno si viaggia con un cameraman, giusto? Ebbene sì, quest'anno iniziamo da solo, non sa cosa si aspetta. No, allora già in Transafrica siamo state seguite da una troupe televisiva su un'altra macchina, quest'anno abbiamo deciso di appunto limitare il tutto, viaggerà con noi, sarà passeggero, quindi non interverrà in situazioni di pericolo, ma lui è semplicemente dovrà riprendere. Sì, il poveretto si chiama Michele, non sa ancora che viaggerà nel bagagliaio. Oppure sul portapacchi che vedete alle nostre spalle, vedremo quanto ci sta simpatico. Scherziamo.
Quindi un altro libro o un film? Forse un film, non lo sappiamo. Comunque noi stiamo portando con noi in viaggio Michele per riprendere la favolosa esperienza che ci accingiamo a vivere, e quindi poi speriamo che qualcuno possa essere interessato e chissà acquistarne i diritti. Allora, buon viaggio. Grazie. Grazie, seguiteci ovviamente anche sulla pagina Facebook e su Twitter. Ciao.